Buonasera, benvenuti alla Lombardia che ti serve, il programma che abbiamo pensato per dare il maggior numero di informazioni possibili ai cittadini su quello che è stato l'operato della regione in questi 5 anni di legislatura. Cominciamo parlando di sanità, di salute, un bene primario. Lo facciamo con l'assessore Giulio Gallera. Assessore Gallera, siamo ormai alla fine della legislatura, dopo 5 anni, cos'è cambiato i lombardi, che sanità trovano? È cambiato moltissimo. Noi da un lato abbiamo continuato a finanziare l'eccellenza della nostra sanità ospedaliera con progetti ambiziosi, la città della salute e della ricerca, che ormai sta diventando una concretezza, stanno per essere assegnate le aree dopo essere state bonificate a chi dovrà costruire, chi ha vinto la gara per la costruzione, ricordiamo, dell'IRCS dei tumori e dell'IRCS Besta in questa grande città della salute e della ricerca. Oltre a questa, 2 progetti che abbiamo messo in cantiere, che stanno andando avanti, che sono 2 nuovi ospedali di concezione moderna, e cioè un ospedale a Milano, che in qualche modo sarà la sintesi fra l'ospedale di San Paolo e San Carlo, e tra Busto e Gallarate realizzeremo un altro ospedale. Quindi grande sul fronte, quindi fronte innovazione e nell'edilizia sanitaria. Dall'altro, in questa legislatura abbiamo fortemente finanziato anche il rinnovamento del parco tecnologico, l'informatizzazione delle nostre strutture e anche il recupero, la ristrutturazione di reparti che in qualche modo avevano bisogno proprio per essere in grado di accogliere al meglio i pazienti. 326 milioni di euro soltanto nel 2017 di risorse proprie di Regione Lombardia, quindi tante risorse, mai successo che una regione facesse un investimento così importante. Oltre a questo, questa è stata la legislatura in cui non ci siamo crogiolati della grande eccellenza di avere il maggior numero di IRCS, che sono gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi di avere i luoghi dove si dà una speranza di vita a chi con i protocolli ordinari non ce li ha, ma abbiamo lavorato per migliorare la qualità della vita dei pazienti cronici, che sono coloro che più utilizzano la sanità. Quindi un percorso lungo, partito da un libro bianco, poi che è sfociato nel 2015 con la legge regionale 23, che ha ridisegnato i sistemi di governance, creando il rapporto fra ospedale e territorio, e poi la grande sfida della presa in carico, passare dalla cura al prendersi cura, e la costruzione di un modello che ha impegnato l'intero sistema sanitario, partendo dai medici di medicina generale, alle strutture sanitarie pubbliche e private, al sociosanitario, in una grande azione di responsabilizzazione sul paziente cronico e di accompagnamento del paziente sul territorio. Questo fa parte naturalmente della riforma sanitaria. Nell'ambito della riforma sanitaria, da gennaio scatta una novità che riguarda la figura del gestore, che è esattamente e perché i malati cronici dovrebbero far riferimento a questa figura. Il gestore è un medico, o il medico di medicina generale. Circa il 50% dei medici ha aderito, o una struttura sanitaria pubblica o privata o sociosanitaria. Ma qual è la grande novità? Che oggi i pazienti cronici vivono da soli, in solitudine, la loro patologia. Nel senso che il medico di medicina generale fa sicuramente un grande lavoro dal punto di vista sanitario, nel supportarli con le ricette, nel venire incontro ai loro momenti, nella fase prescrittiva e di diagnosi. Dopodiché nella gestione, che è una gestione a volte che li porta anche ad assumere molti farmaci al giorno o a fare visite ripetute anche nell'arco della stessa settimana, il paziente è totalmente abbandonato. E siccome sono pazienti che hanno a volte un po' di scompensi, corrono molto spesso al pronto soccorso per essere rassicurati o per dire in piccoli interventi o piccoli sostegni, un'idratazione o a volte cose minime, per cui non ci sarebbe bisogno del pronto soccorso attendendo delle ore. Ecco, il gestore sarà la persona che invece si farà carico dell'organizzazione, della gestione, della prenotazione di tutte le visite e accompagnerà attraverso l'utilizzo della telemedicina, dell'innovazione tecnologica, attraverso un del proprio personale, cioè infermieri che terranno un rapporto continuo con il paziente, di accompagnare concretamente il paziente. Questo vuol dire in concreto azzerare le liste d'attesa, ridurre gli accessi in proprio ai pronti soccorsi, perché
hai un rapporto con una struttura sanitaria che ti conforta o verifica il tuo stato di salute, non devi ogni volta che hai un minimo di preoccupazione correre ai pronti soccorsi. Quindi un grande sforzo, un grande lavoro di cui i lombardi noteranno i benefici a partire dal 15 di gennaio, quando arriveranno a casa tra il 15 gennaio diciamo, e fine febbraio a tutti e 3 milioni di pazienti cronici una lettera. Quella è la lettera che dimostra in maniera inequivocabile e concreta come Regione Lombardia si è messa al loro servizio e ha trovato un sistema che migliorerà la loro vita. Strettamente legate alle questioni del welfare sono le deleghe dell'assessore Francesca Brianza, che si occupa di reddito di cittadinanza, di inclusione sociale, oltre che di Post Expo. La nostra intervista. Assessore Brianza, facciamo una sorta di bilancio di legislatura. Tra le diverse deleghe che lei ha c'è quello del reddito di autonomia. Lei ha detto con questa misura abbiamo cercato di aiutare chi veramente ha bisogno. Quindi chi avete raggiunto? Ci siamo dati un obiettivo un po' diverso, un obiettivo particolare che doveva rispondere a delle esigenze anche emergenti, a delle esigenze nuove. Crisi economica, situazione disoccupazionale, anche qui in Lombardia, ha portato a far emergere una serie di situazioni per cui ci siamo trovati con famiglie, persone che magari fino al giorno prima avevano una vita normale, regolare, riuscivano a pagare un mutuo, a pagare un affitto, e poi perché si perde il lavoro, perché subentra una malattia, perché c'è un evento nella vita come può essere anche una separazione, succede qualche cosa, questo meccanismo si inceppa e si inizia ad avere bisogno di un aiuto. Se in quel momento non si trova una mano tesa, se in quel momento non si trovano le istituzioni che rispondono al bisogno tempestivamente, la situazione degenera, peggiora e si finisce poi in un sistema decisamente più grave, si rischia di arrivare a sistemi di povertà e dai quali poi diventa sempre più complicato uscire. Allora il reddito di autonomia aveva un po' questo come obiettivo, come filo conduttore, una serie di misure che devono essere tempestive, immediate, per rispondere a un bisogno che è nato oggi e quindi non qualcosa che si è incancrenito nel tempo. Chiedono tutte una corresponsabilità da parte del soggetto che beneficia della misura e quindi che ci sia la volontà di chi percepisce uno strumento da Regione Lombardia, che siano voucher, che siano contributi, di in qualche modo reinserirsi nel contesto economico-sociale con quelle che sono le misure che mette in campo Regione Lombardia, e quindi una corresponsabilità, e questo è un po' il filo conduttore di tutte le nostre misure, compreso l'ISE, per cui tutte le misure richiedono un ISE uguale o inferiore ai 20.000 euro. Questo proprio perché non vogliamo arrivare a toccare solo le povertà estreme, ma anche chi è in una condizione oggi di disagio che magari fino a ieri non aveva. Tra le categorie che avete sostenuto c'è quella dei padri separati. All'inizio avete stanziato delle misure e anche di recente. Sì, la misura a sostegno dei padri separati o più in generale dei genitori separati ha avuto anche qui un'evoluzione. Parlavamo prima di eventi nella vita delle persone, la separazione sicuramente è una di queste. Nel momento in cui si ha una separazione, uno dei due coniugi ha la necessità di reperire una nuova abitazione, c'è il mantenimento dei figli, magari subentra qualche altra difficoltà, comunque c'è un mutuo da pagare dall'altra parte, ci sono oneri finanziari che si sono assunti in costanza di matrimonio. Insomma, è una situazione a volte complicata da gestire e che richiede un minimo di tempo per assestarsi. E allora anche qui, prima che la cosa peggiori, prima che la fatica diventa tale da diventare qualcosa di più grave, interveniamo come Regione Lombardia con un contributo per l'affitto e quindi un contributo massimo di 3.000 euro annui per abbattere il canone d'affitto per il genitore che deve reperire una nuova abitazione, nel caso chiaramente che ci siano figli minori e che il genitore sia in regola con il mantenimento dei figli, eccetera, e anche qui un ISE di 20.000 euro. Dall'altro lato però la misura ha avuto anche un'evoluzione, una modifica, per cui un contributo direttamente alle persone che lo richiedono e che hanno necessità e che appunto si sono separate o divorziate nel recente periodo. Dall'altra parte abbiamo messo in campo anche risorse importanti per ristrutturare immobili. Immobili di proprietà di enti locali,
terzo settore, enti ecclesiastici, immobili magari che oggi non sono utilizzati, che fanno parte del patrimonio immobiliare pubblico, ma che sono dismessi. Allora mettiamo a disposizione dei fondi per gli enti locali per chiedergli di ristrutturare questi immobili, renderli nuovamente funzionali e chiaramente però poi destinarli ai genitori separati con delle modalità di locazione, canoni di locazione moderati, calmierati, in modo che possa essere soddisfatta la necessità abitativa che sentiamo comunque forte nel nostro territorio. Quindi contributo agli enti per ristrutturare, contributo alle persone che dovessero averne bisogno, mettiamo insieme le due cose. È tutto per quanto riguarda la prima puntata della Lombardia che ti serve. Speriamo di aver dato un buon servizio ai nostri telespettatori per quanto riguarda l'operato della Regione Lombardia in tutte le questioni che riguardano i cittadini lombardi. Grazie, buona serata a tutti.